Alla fine del 2022 ci eravamo lasciati con i peggiori e i migliori stati. Eccoli! Terzo posto, Oklahoma. Al secondo posto, il Texas. Lo stato peggiore d'America risulta essere l'Arizona. Terzo posto, ci sta benissimo lo stato delle Hawaii. Maine al secondo posto. Primo posto di questa classifica, lo stato del Vermont. Ciao, sono Chris, welcome, benvenuti in questo nuovo video, lo stato migliore in cui trasferirsi in America nel 2024. Adesso vi racconto qualcosa. Ma facciamo così, iniziamo dai peggiori, in modo tale che possa introdurvi il metodo utilizzato in questa classifica. 50° posto, New Mexico. 49° posto, Alaska. 48° posto, Louisiana, con un punteggio di 40,43. Bene, che cos'è questo punteggio? È il risultato di analisi fatte con una specifica metodologia. La valutazione totale è calcolata con un metodo che comprende 4 categorie. Affordability indica diverse cose. Ad esempio, molto importante, la disponibilità di case, sia in affitto che in acquisto, e i costi, tasse di proprietà, costo della vita, e ha un indicatore molto importante, alla capacità di acquisto grazie al salario. Altra percentuale molto importante è quanti abitanti posseggono una casa. Passiamo alla seconda categoria, e cioè economy, la parte più economica, tasso di disoccupazione, i costi dell'assicurazione medica e quante persone sono assicurate, crescita della popolazione negli ultimi anni, crescita dei salari negli ultimi anni e, attenzione, quanti imprenditori. Passiamo alle ultime due categorie, educazione e salute, che sono insieme in una categoria sola, e l'ultima parte, la sicurezza. Un dato molto importante, quanti giovani sotto i 24 anni vivono in quello stato e quanti hanno studi superiori alla laurea. Per quanto riguarda la salute, anche la percentuale di obesità generale dello stato e l'ultima parte, la qualità della vita. Molto importante sapere che vengono misurate per la qualità della vita le ore lavorative settimanali. Tasso di criminalità, se è in aumento o in diminuzione, e crimini violenti. Non c'è mai location migliore per questi tipi di video se non New York City. Vabbè, ve lo dico già, il Texas è al 37° posto, la California al 24°, la Florida al 6° e lo stato di New York al 4°. Così abbiamo tolto subito la problematica degli stati più famosi. Prima di andare avanti con la classifica e dirvi quali sono i 3 stati sul podio dove bisogna andare a vivere in America nel 2024, classifica nella classifica, quello che si chiama ownership rate, e cioè quali sono gli stati dove chi vive negli appartamenti è il proprietario di casa. Quali sono i peggiori? Nevada, California e New York. Quindi le case vengono comprate come investimenti. Generalmente gli affitti sono molto alti. Minnesota, Maine e West Virginia sono i migliori di questa classifica. Mentre in New Mexico, in Louisiana e in Mississippi, si trova la percentuale di popolazione più alta che vive in povertà negli States. Utah e New Hampshire vincono questa classifica. Andiamo avanti con la classifica nelle classifiche. In Texas e in Alaska si lavora molto di più rispetto agli altri ogni settimana, mentre in Vermont e in Utah meno. Simpaticissima questa classifica che vede Texas, New York, California e Florida tutte al primo posto per il numero di ristoranti pro capite. Torniamo alla classifica dei migliori stati in cui vivere negli Stati Uniti nel 2024. Al terzo posto il New Hampshire.
al secondo posto con 61,48 di valutazione media in New Jersey. E al primo posto, ma questa è una bella sorpresa, con 61,67 di valutazione, troviamo il Massachusetts. In effetti, i primi due posti mi hanno un po' sorpreso e colpito, in netto miglioramento rispetto all'anno scorso. Però vi dico una cosa, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ehi, qui arriveranno altre classifiche, anche il miglior stato in cui vivere in America nel 2024, se guardate solo ed esclusivamente i soldi. Inoltre vi racconterò perché New York non è più la città in cui vivere in America. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!